Siamo con Ivano Falchi, mister dell'Ardara, appena promosso dopo questa bellissima partita contro il Ploaghe. Un sogno che si realizza, mister, incredibile. Beh, un successo grazie a questi dirigenti fantastici che mi hanno dato a disposizione una squadra all'altezza della situazione. Un grazie ai ragazzi meravigliosi che fin dall'inizio hanno creduto in questa vittoria. Abbiamo battuto il Ploaghe blasonato con grande merito, penso. Assolutamente. Tra l'altro, il primo tempo dove siete andati sotto avete avuto la forza di reagire, di pareggiare. Nel secondo tempo avete dato prova di una grande forza, ma soprattutto costruendo tanto gioco e esistendo nei momenti più importanti. Certo, no? Sicuramente è un merito che abbiamo. E poi grazie anche all'arrivo di Giovanni Pitalis, ci ha dato sicurezza lì in mezzo al campo. E un grazie davvero ai ragazzi che... Certo, poi sottolineare il grandissimo gol da parte di Pippo Friscia che vi porta in promozione, davvero una prodezza degna di altre platee, no? Beh, se consideriamo che Pippo era un mese infortunato, rientrato per questa partita, un giocatore sicuramente di spessore di altre categorie. Certo. Ecco, l'anno scorso l'Ardara lottava per non retrocedere in seconda, quest'anno la promozione, insomma, siete stati più forti di tutto. Tra l'altro sembrava che avesse già vinto il campionato il Ploaghe. Sicuramente grazie anche al lavoro che giorno per giorno abbiamo fatto, e un grazie soprattutto a questi ragazzi. Guarda, adesso mi stai prendendo un po' di... Certo. Mi viene da piangere. commovente, mister. Noi le facciamo davvero i complimenti. Il miracolo Ardara si è realizzato. Davvero. La lasciamo ai festeggiamenti. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie. Posso sentire anche Pippo e Ninaldeddu se c'è. No B. Bomber dell'Ardara che sale in promozione, insomma sei stato decisivo. No, decisivo è stato il gruppo. È stato il gruppo e forse il fatto che noi ci abbiamo creduto sino alla fine. Certo. Vittoria dedicata a chi? Vittoria dedicata a Giampaolo, a Nuvoli, mi sembra il minimo, anche se non ho avuto l'opportunità di conoscerlo, ma è tutta per lui questa promozione. Assolutamente. Una partita molto bella, entusiasmante. Alla fine il vostro pubblico ti ha chiamato in causa e tu hai risposto. Certo, non potevo fare altrimenti. Con un pubblico così è l'unica, cercare di dare il massimo e arrivare a vincere una partita che sembrava impossibile. Ecco, tra l'altro tu ti sei conquistato il calcio di rigore, raccontaci un po' l'episodio, c'è stata qualche protesta? Sì, io ho toccato la palla, lui mi ha toccato, ero in corsa, quindi ci poteva stare o no, l'ha dato, l'abbiamo battuto, abbiamo fatto gol, abbiamo vinto il calcio. Certo. Quindi... complimenti Roberto, complimenti, l'Arda in promozione, tu sicuramente... Grazie. Complimenti. Grazie. Pippo c'è. Pippo c'è. Lo chiamo. Eccoci qua, Pippo Friscia. La promozione targata con questo gol meraviglioso di sinistro ha fatto esplodere le tribune qui dello stadio. Sono contento sia per me che per la squadra. Abbiamo lavorato tanto per recuperare i punti che avevamo di svantaggio. Ce la siamo giocati tutta alla fine, siamo contenti. Eravamo a 1000 ed è andata bene, dai. Cosa ci fai tu in prima categoria se lo chiedi in tanti? Sicuramente sei venuto qua per far salire l'Ardara in promozione. Infatti, ci sono riuscito. Certo. Ci sono riuscito, dai. Ti chiedo una dedica particolare per questa vittoria del campionato. Faccio la dedica a mio fratello, ai miei nipotini e alla mia ragazza. E a Giampaolo soprattutto. Certo. Campionato di promozione dove voi siete riusciti a battere una corazzata come quella del Ploaghe. Quasi nessuno più ci credeva, invece voi avete avuto la forza fino alla fine, fino allo scontro diretto. Ci abbiamo creduto fino alla fine, aspettavamo gli ultimi 90 minuti, siamo andati in svantaggio, ci abbiamo creduto lo stesso, siamo riusciti a recuperarla e ora festeggiamo. Benissimo, grazie Pippo, complimenti ancora.